Io sono contenta che l'occasione di presentare il mio libro, Le favole non dette, edito da una casa editrice prestigiosa e molto attenta come la Bompiani, al Liceo Artistico di Salerno sia stata un'occasione per parlare di bullismo, perché questo è stato il tema che abbiamo affrontato con delle domande molto intelligenti fatte dai ragazzi, che presuppone davvero una preparazione e uno studio attento anche del testo che abbiamo presentato. Il tema della discriminazione all'interno delle scuole, che non riguarda solo l'orientamento sessuale, ma riguarda studenti che vengono messi da parte, messi alla berlina, anche magari per un colore di pelle diverso, a volte anche per una classe sociale diversa, o addirittura a volte semplicemente perché un ragazzo è balbuziente. Quindi di questo abbiamo parlato alla scuola. E sentire che ci sarà un'interrogazione parlamentare, perché lo scandalo sarebbe che si parla di diversità nella scuola pubblica, dovrebbe questo sì fare scandalo. Forse sarebbe stata molto più utile un'interrogazione parlamentare sulla carenza di fondi della scuola pubblica, in particolare anche del Liceo Artistico Menna di Salerno. Ma sinceramente che si parli di questo tema nella scuola pubblica, io credo che sia un obiettivo che dovrebbe condividere sia il Ministero della Pubblica Istruzione sia il Ministero delle Pari Opportunità. Io credo che sia fondamentale parlare anche di questi temi in una scuola pubblica, perché insegnare non vuol dire solo insegnare delle date storiche o il fiume più lungo di una nazione, significa anche insegnare la civiltà. È stato un confronto tra me e gli studenti assolutamente, secondo me, di altissimo livello e soprattutto sotto l'attenta cura della preside del liceo. Qualche giornale ha riportato che lei ha parlato male del governo Berlusconi, questo è vero? Allora, io non ne ho parlato dalla cattedra, mi sono alzata quando c'erano i giornalisti, mi sono messa da parte e ho parlato... ho risposto alle domande dei giornalisti, perché ho questa brutta abitudine, non eludo le domande, rispondo alle domande dei giornalisti, ma non c'è stata nessuna domanda da parte degli studenti durante il dibattito sul libro che ha riguardato i temi della politica.